completamente allagato e non so perché si reggerà quell'acqua e quindi poi non mi sento neanche talmente sicuro di poterci fare allenare i miei ragazzi qua. Sono 400 ragazzi che dovranno... Era il 13 luglio del 2016 quando Arezzo venne investita da una vera e propria tempesta. I danni furono ingenti al patrimonio pubblico e privato, tra le strutture maggiormente disastrate proprio il Palaestra, che era tra l'altro in fase di ristrutturazione. Il palazzetto dello sport più importante della città di Arezzo, intitolato al pugile Mario D'Agata, oggi rivede la luce dopo soltanto 4 mesi. Il Palaestra è di fatto diventato la casa del basket aretino grazie alla collaborazione tra la Scuola Basket Arezzo, vincitrice del bando per la sua gestione, ed Estra, ma la struttura ospita ed ospiterà anche tante altre manifestazioni. Dal disastro al miracolo. Nessuno avrebbe pensato che in 3 mesi e mezzo, diciamo, l'amministrazione comunale fosse riuscita a rimettere in piedi questa cosa, ovviamente con l'aiuto anche delle donne e uomini SBA, però devo dire che è una cosa straordinaria, perché l'ufficio manutenzione del Comune di Arezzo è stato veramente una cosa che nessuno avrebbe mai pensato, cioè una caparbietà, la volontà di riuscire in questi tempi, e in quei tempi sono stati rispettati. I nostri ragazzi della Serie C, che sono ragazzi abituati a giocare sul parquet, ovviamente allenarsi sul PVC, erano tutti, stringevano i denti, ma insomma ginocchi e caviglie erano veramente arrivati alla frutta. Non ti dico che cosa mi hanno fatto per ringraziare di questa cosa, perché onestamente oggi si può pensare di fare qualcosa anche di più grande. Abbiamo dovuto rifare interamente il manto di copertura. Per manto di copertura intendo l'impermeabilizzazione che era stata strappata dal vento. La parte strutturale, che è costituita da pannelli di lamiera aggregata e le travi di cavetti d'acciaio, sono rimasti quelli, ma sono stati soprattutto le travi ritesate da una ditta specializzata, che è la stessa che nel 97 con me fece la stessa operazione allora. Tutto questo deve essere tenuto sotto strettissimo controllo, c'è un monitoraggio continuo nella nostra copertura e la ditta specializzata verrà periodicamente a fare delle prove di tesatura di questi cavi per verificare che la copertura continui a rispondere per la funzione per cui è stata progettata. Beh, nel caso di specie ci ha aiutato la somma urgenza, i provvedimenti che possiamo fare in casi eccezionali come questo, che ci hanno consentito di bypassare alcuni passaggi e di alleggerire gli uffici competenti. Pertanto questa è la dimostrazione che se la burocrazia fosse minore sicuramente riusciremo a fare le stesse cose in tempi più rapidi e anche con gli stessi costi, se non minori. Io sono stata una delle prime, devo dire, che ha messo piede qui dentro quel giorno, e la parola chiave era disastro, disastro e anche disperazione, perché molti investimenti erano stati fatti, e allora abbiamo unito la disperazione di quelle ore con la caparbietà che ci contraddistingue, fare bene, fare svelti. Oggi i ringraziamenti che ci sono stati fatti sono per noi una grande macchina di soddisfazione, perché abbiamo dimostrato che la politica buona non ha colore, ma è fatta dall'impegno delle persone che ci mettono la faccia. Qui si consuma gas, qui si consuma tanta energia elettrica. I costi delle bollette di questo impianto sono sempre stati molto elevati. L'impianto è buono ma obiettivamente datato, e grazie al nostro intervento, grazie a questa partnership, abbiamo raggiunto il doppio risultato: garantirsi un cliente importante, economicità, risparmio per la società sportiva, che può garantire efficienza economica a un piano di investimento pluriennale. Abbiamo dato efficienza a un impianto, quindi più sicurezza e risorse in più da investire nello sport. Quindi non una banale sponsorizzazione solo costosa, ma un intervento serio nell'ambito di maggiore investimento di Estra, che è appunto lo sport, un ambito sociale che a noi sta particolarmente a cuore. E questo tipo di modello è un modello che estenderemo su base locale, su base regionale,
perché è proprio una grande opportunità di business che appunto si coniuga con le ragioni sociali e sportive.